Era specializzato in furti spettacolari in appartamenti situati ai primi piani, attrezzato con scala estensibile e corda con arpione lunga 10 metri. I carabinieri del Nucleo Radiomobili di Torino hanno individuato e arrestato un ladro che aveva preso di mira un appartamento di uno studente in casa a dormire al primo piano di un palazzo in piazza Borgodora. Un marocchino di 27 anni, residente in provincia di Bergamo, è stato arrestato per furto. È accaduto alle 2 di notte del 7 febbraio. Il ladro acrobata ha appoggiato la scala al parapetto ed è salito al primo piano per rubare una bicicletta parcheggiata sul balcone. Dopo averla legata con la corda, l'ha calata giù in strada. Ha rovistato ancora sul balcone e poi è risceso giù. Ha ripreso il bottino, gli attrezzi da lavoro, corda e scala ed è scappato via. Una segnalazione di alcuni condomini ha fatto scattare l'intervento dei militari che, giunti sul posto, hanno fermato il ladro e recuperato l'area furtiva. Il 27enne è stato condannato a 2 anni con sospensione condizionale della pena e rimesso in libertà.